La blue economy è l'economia della rigenerazione delle risorse, che parte dall'acqua, dal mare, ma non si esaurisce con l'acqua e con il mare. Perché la blue economy investe anche lo spazio terra, investe le produzioni della terra e investe soprattutto la responsabilità di tutti gli uomini e donne che devono sapere utilizzare bene le risorse naturali. La rigenerazione e il restauro delle risorse è alla base del concetto della blue economy. E noi nella pesca, nella filiera del mare, abbiamo creato anche un modello di sviluppo che basa le sue fondamenta su un prototipo, su un progetto che è quello del cluster. Il distretto, il cluster, la filiera sono elementi dove meglio si può costruire una dimensione di blue economy. Il progetto Nuove Rotte Blue Economy è un progetto finanziato con fondi della Comunità Europea e che transitano all'interno della Regione Siciliana, in particolare nell'ambito dell'attività dell'assessorato per le attività produttive. Il capofila del progetto è il distretto COSVAP, che è il primo distretto italiano nell'ambito della pesca. Il progetto è organizzato in un insieme di attività di servizio, in attività di progetti di ricerca, ma la sintesi, quello che potremmo dire, rappresenta il progetto, è un'opportunità importante per le aziende che afferiscono al distretto COSVAP, ma anche a tutte le aziende del settore, per migliorare le performance della propria azienda, così come avere la capacità di penetrare in mercati nuovi, in mercati moderni e soprattutto in mercati internazionali che apprezzano il nostro pescato, apprezzano il nostro prodotto, che una volta migliorato, una volta reso ancora più chiaramente realmente salubre per il cittadino, ancora più tracciabile da tanti punti di vista, in realtà rappresenta una risorsa unica all'interno del Mediterraneo. Nel concetto di blue economy non c'è soltanto l'utilizzo razionale dei beni naturali, ma c'è soprattutto la necessità di creare delle forme di collaborazione, delle forme concrete di collaborazione su alcuni livelli. Il laboratorio per la valorizzazione e l'attuazione dell'innovazione nelle imprese del distretto della pesca ha offerto e sta offrendo in realtà dei servizi volti a supportare le attività innovative delle imprese del distretto. In particolare operiamo con tutte le imprese della filiera del settore ittico, quindi partendo dalla cattura, dalla trasformazione, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici, ma anche sulla catena del freddo in modo particolare. Nel corso di questo progetto abbiamo supportato l'attività di 35 imprese di questo settore, in particolare operando in un'innovazione della catena del freddo, che è l'innovazione l'applicazione di un brevetto che si chiama TRS, quindi Passive Refrigeration Solutions, di un'impresa di Lugano. Questo brevetto, l'applicazione di questo brevetto industriale, di questo brevetto nel settore ittico, dovrebbe permettere, o comunque permetterebbe in questo momento, già in questa fase di sperimentazione, di allungare la shelf life dei prodotti ittici in maniera considerevole, dei prodotti freschi. Abbiamo portato avanti una fase di sperimentazione e stiamo attualmente conducendo delle negoziazioni e degli accordi tra le imprese della catena del freddo del settore ittico con l'impresa detentrice del brevetto per procedere con la produzione di quei manufatti
che poi sono delle celle frigorifero che noi inseriremo dentro i battelli, dentro i pescherecci, ma anche che porteremo nella grande distribuzione con delle celle frigorifero diciamo con porta trasparente, in modo tale da rendere più efficiente la catena del freddo, allungare i tempi del prodotto fresco siciliano, in particolare gamberi e pagelli, ma in corso anche una sperimentazione acquacoltura con le spigole e con le orate, e da riuscire in questo modo a rendere diciamo meno costoso il prodotto per chi lo porta sul mercato, più interessante dal punto di vista qualitativo perché il prodotto è un prodotto più fresco, e naturalmente non produrre più degli invenduti che poi diventano scarti, sono uno spreco che non è più accettabile. In questa fase abbiamo due possibilità in realtà davanti a noi. La prima è quella di mettere insieme un consorzio di imprese della catena del freddo su questa innovazione per gestire questa innovazione. Il consorzio io in questo momento lo vedo come un nuovo soggetto, come un modo di integrare l'attività di imprese che hanno sempre operato tra di loro in competizione. Questo invece opererebbero in questo modo integrandosi e collaborando, questo sicuramente è una novità per questa parte della catena del freddo, questa è la prima soluzione. La seconda soluzione è quella di diciamo integrare questa tecnologia dentro una nuova impresa in grado di produrre questo prodotto, generata come spin-off da imprese che già esistono. In questo caso l'apporto dei giovani credo che sarà molto 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 importante, sia in fase di sperimentazione, di ideazione, ma anche di manifattura, credo che possa essere, anzi sarà sicuramente importante. Fondamentalmente il nostro istituto si è concentrato sullo sviluppo del centro di certificazione e prova per le aziende del pescato. Da questo punto di vista abbiamo messo a punto tutta una serie di procedure per fare in modo che le aziende possano accedere alle certificazioni volontarie che sono importanti per l'accesso ai mercati sia nazionali che internazionali. E poi sicuramente per poter fornire attraverso appunto un laboratorio virtuale tutte quelle che sono le analisi di laboratorio necessarie sia per questi scopi che per altri, che attraverso tutti i soci del distretto ma anche attraverso i partner del progetto possiamo offrire per poter migliorare questo settore che sicuramente non naviga in buone acque. L'iniziativa tende a valorizzare gli scarti del pescato per due tipi di produzione. Una produzione che riguarda appunto la farina che serve per l'alimentazione, per l'acquacultura prevalentemente, e poi la produzione del chitosano, che è una sostanza salutistica che viene utilizzata in diverse produzioni farmaceutiche, per, non soltanto per la salute come antinfiammatorio, come per la salute della pelle, ma anche per altro tipo diciamo di additivo anche di carattere alimentare, che oggi è abbastanza diffuso, abbastanza studiato, ma noi qui a Mazara, essendo qui la capitale della pesca del gambero, da cui origine praticamente questa cellula da cui si produce il chitosano, può avere, ripeto, una sua certificazione, una sua qualificazione particolare. Il problema consiste nell'aggregare la dimensione degli scarti, nel progettare la logistica necessaria e su quello costruire un progetto di azienda che può essere o collegata in rete con produzioni che in Sicilia praticamente non esistono, nel Mezzogiorno ne esistono soltanto a Salerno, ma altre caratteristiche, oppure con produzione a livello, ripeto, anche nazionale, che ci consente di avere qui la possibilità di creare un'azienda formata questa volta da giovani che abbiano capacità non soltanto di, diciamo, di impiantare un'iniziativa di carattere produttivo manufatturiero, ma anche di laboratorio e di ricerca, perché la produzione sia di farine sia del chitosano sarà caratterizzata appunto da apporti aggiuntivi che qualificheranno il prodotto e saranno certificate e avranno una posizione di mercato competitiva rispetto a quello esistente, un mercato, ripeto, già fiorente.
Il problema sta nell'avere la cooperazione da parte degli imprenditori che con gli scarti di produzione attualmente hanno un costo e devono pagare praticamente le tariffe notevoli, che si diventeranno sempre più elevate. In questo modo praticamente noi facciamo dello scarto una risorsa. Quando parliamo di centro di certificazione e prova del distretto dobbiamo immaginarlo come una grande officina dove le aziende possono rivolgersi per poter ottenere una serie di servizi e di consulenze finalizzati soprattutto alla crescita e alla valorizzazione dei loro prodotti. Il centro di competenza infatti, come diceva, ha la caratteristica di raccogliere al suo interno circa 10 laboratori. Questi laboratori guardano da una parte all'ecosostenibilità delle attività di pesca, dall'altra parte hanno la capacità di guardare alla valorizzazione delle produzioni ittiche attraverso la certificazione degli stessi e riconoscimento ai quali DOP, IGP, STG e via discorrendo, ancora la possibilità di certificare le aziende per quelli che sono i mercati esteri o per le certificazioni di qualità. Il tutto rigorosamente nei confronti di una blue economy, cioè di un nuovo modo di intendere la pesca, di un nuovo modo di intendere la realtà produttiva finalizzata all'ecosostenibilità delle attività di pesca e all'ecosostenibilità appunto delle produzioni. All'interno del sito C2P3, appunto centro di certificazione e prova, è possibile andare a visionare quali siano i laboratori e quali sono le attività che in questo momento gli stessi laboratori stanno svolgendo. E abbiamo anche dato un importante peso a quella che è la digitalizzazione di tutte le attività dei laboratori che vengono appunto svolte dagli stessi laboratori, in maniera tale che in ogni momento i diversi partner sono informati su quelle che sono le diverse attività svolte. I risultati del progetto sono tanti, ormai siamo quasi in fase terminale, il 31 ottobre il progetto finisce. I risultati, appunto, dicevo, sono veramente numerosi. Siamo riusciti a penetrare nell'ambito della grande distribuzione con l'offerta di un pescato ecosostenibile, quindi con e protocolli che individuano in un pescato particolare e caratteristiche che hanno mantenuto in termini di cattura il pescato stesso e un buon ambiente, una buona salubrità dell'ambiente. Abbiamo costruito 5 nuovi prodotti DOP che in questo momento sono a validazione del Ministero proprio di pescato della nostra terra. Ci sono attività di ricerca che permetteranno alle aziende, come dicevo prima, di penetrare in mercati nuovi. C'è la ricerca dedicata ad un aumento della shelf life del pescato, sia in termini di refrigerazione passiva, così come di nuovi meccanismi che controllano la capacità di mantenere il pescato fresco per più tempo, quindi per avere la possibilità di essere trasportato in mercati anche lontani e penetrare quindi in aree che non siano semplicemente ristrette all'area nazionale, ma su mercati internazionali. Uno dei risultati di questa attività degli ultimi 15 anni è proprio questo progetto, che deve concludersi come una nuova opportunità e con traiettorie nuove che possano portare il distretto ad essere leader di settore, perché questo è il punto: noi siamo a offrire servizi, attività di ricerca che poi il distretto inietterà nel mercato, nei settori di mercato ittico siciliano. Beh, un rapporto molto interessante che mette in luce diversi aspetti notevoli della pesca del Mediterraneo, in particolare anche della realtà siciliana. Innanzitutto un'importante riduzione dello sforzo negli ultimi anni ha portato alcune risorse come il gambero rosa in uno stato di salute molto buono rispetto ad altri stock del Mediterraneo. Si è poi toccato anche il tema della pesca artigianale, che è un tema molto importante soprattutto per la Sicilia, ma non solo, per tutta l'Italia, anche in termini di definizione di questa pesca, di come può essere definita, qual è l'impatto, il suo ruolo di uso responsabile della biodiversità. E poi anche altre tematiche come l'acquacoltura, come i rifiuti a mare e in particolare l'inquadramento di tutti questi temi nell'ambito più ampio della blue economy, dell'economia blu e della crescita blu, che sono, direi, i temi del futuro, i temi attraverso i quali la pesca può guardare al futuro. La blue economy si sviluppa, secondo me, facendo sistema, considerando la pesca come elemento di un sistema complesso che è il sistema mare, il sistema dell'economia marittima, e che include tante componenti, dai trasporti al naviglio al turismo, e che va inquadrato in un disegno organico globale. E ci sono alcuni dati preliminari che ci confermano un'impressione, nel senso che finalmente si è fermato
in qualche modo il trend distruttivo del sistema pesca siciliano e del mare Mediterraneo, e che esistono tutte le condizioni, anche sulla base della politica comune della pesca elaborata nel 2014 e dello strumento attuativo di finanziamento di questa politica, il FEAMP, esistono le condizioni per predisporre un piano che faccia finalmente della pesca, del mare, della Blue Economy uno strumento di sviluppo della nostra regione. La Blue Economy è un propulsore fondamentale per cambiare le regole per nutrire il pianeta, perché la Blue Economy guarda alla rigenerazione delle risorse, e siccome le risorse naturali non sono infinite, bisogna che tutti si lavori affinché queste vengano utilizzate al meglio e soprattutto si lavori affinché vengano rispettate, finalizzando ciò alla rigenerazione naturale delle risorse. Nel mare, per esempio, una pesca irresponsabile o tante forme di pesca illegali che ancora esistono creano nocumento all'umanità. Quindi noi dobbiamo preservare i nostri mari, i nostri oceani, i nostri laghi, i nostri fiumi, la nostra acqua, perché quell'acqua è fonte di vita essenziale per l'uomo, e attraverso un utilizzo intelligente di questa risorsa e di tutto ciò che ci gira intorno, sicuramente il pianeta avrà più speranza e sicuramente avrà un futuro.